Ah, ma benvenuti su WhatsApp Economy e siamo tornati in un nuovo ambiente, eh? Questa l'ho montata al contrario, sì. Da questa esperienza ho imparato una cosa, che se devo arredare una casa non lo posso fare da solo. Però dai, diciamo che nella mia testa era migliore come aspettativa, però piano piano lo evolviamo e miglioriamo anche questa cosa qui. Voi come state dopo la mia assenza, eh? In questa prima puntata ci occuperemo di Italia e in particolare di PIL trimestrale italiano, perché qualche settimana fa è uscita una stima del PIL italiano e andiamo a vedere un po' cosa ci dice. Peccato solo che siamo in ritardo come dei pedofili che ci provano con delle maggiorenni. Però, tant'è. Vediamo un po' la situazione. Questo video è la prosecuzione spirituale di un video che ho fatto a dicembre dove analizzavo in linea generale la situazione economica italiana e oggi faremo lo stesso prendendo come ad esempio la stima del PIL data dall'Istat qualche settimana fa. Quindi cosa ci dice l'Istat? Ci dice che nel primo trimestre del 2019, come previsioni, c'è stato un aumento della crescita dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Però bisogna sottolineare una previsione di crescita, perché ancora stanno studiando i dati che hanno a disposizione per fare una stima puntuale. Quindi non è una cifra precisa, può diminuire come aumentare. E la cifra definitiva ufficiale la avremo tra circa un paio di settimane. Quindi tutti i ragionamenti che hanno fatto i politici e i giornalisti e quelli che farò io in questa puntata bisogna un po' prenderli con le pinze, perché appunto tra 2 settimane usciranno le stime ufficiali con tutti i dati disaggregati. Innanzitutto il dato è positivo e negativo? Siamo usciti dalla recessione? Sì, è positivo, ma neanche poi così tanto. Siamo usciti dalla recessione? Dipende cosa si intende per recessione. Una vera recessione è quella che è accaduta 5 anni fa e non di certo questa, che è stata più una stagnazione che una recessione. Però sì, questo aumento di crescita diciamo che è positivo, però bisogna analizzare più a fondo i dati per vedere cosa realmente sta accadendo all'Italia e al mondo. Innanzitutto l'Istat ci dice che la componente interna, cioè tutti gli scambi che sono avvenuti all'interno della nazione, hanno contribuito negativamente alla crescita del PIL. Invece la domanda estera, cioè l'export, ha contribuito molto positivamente a questa crescita economica. Prima di entrare nel dettaglio di questa stima trimestrale del PIL, bisogna che io vi spieghi un concetto abbastanza importante in questo video, cioè il concetto di scorte. Nell'opinione pubblica spesso si immagina che l'impresa compra le materie prime, le lavora e le rivende in un unico momento. Beh, purtroppo non è così. Infatti prendiamo ad esempio un'impresa qualsiasi, una che produce barbabietole da zucchero, perché alla fine tutte le nazioni producono barbabietole da zucchero. Cosa succede? Questa impresa compra le barbabietole e lo zucchero. Al giorno 1 un'azienda compra barbabietole e zucchero e una parte le lavora, l'altra le lascia per il giorno successivo. Però finisce il giorno lavorativo e l'azienda non riesce a concludere tutto il lavoro iniziato. Così ha una parte di barbabietole da zucchero finite e una parte di barbazuccheri, ad esempio. Però nello stesso giorno l'azienda non è riuscita a vendere tutte le barbabietole da zucchero che ha prodotto. Quindi avrà alla fine della giornata questa composizione: una quota di venduto, una quota di barbabietole e zucchero, una quota di barbazuccheri e una quota di barbabietole da zucchero invendute. Queste ultime 4 componenti si definiscono scorte. Ora, spiegato questo concetto delle scorte, andiamo sul pratico. Infatti, nell'ultimo trimestre del 2018, le imprese, invece di acquistare materie prime, lavorarle e venderle, ha sostituito a tutto questo processo la vendita di scorte, che infatti l'Istat ci dice che ha contribuito negativamente alla composizione del PIL. Quindi, inizio anno, cosa è successo? Le aziende, vedendo i magazzini vuoti, hanno ripreso la produzione per riempirli di nuovo. O almeno è questo che gli economisti stanno supponendo per quanto riguarda la situazione italiana, perché appunto l'Istat ha dato una stima del PIL senza i dati disaggregati, tra cui appunto la composizione delle scorte. Però una prova per questa ipotesi è la produzione industriale. Infatti, se vediamo il grafico, notiamo che a novembre e dicembre la produzione industriale cala notevolmente, fatto che appunto le aziende stanno usando le scorte al posto di produrre. Mentre gennaio e febbraio la produzione industriale riprende a crescere. Questo perché le imprese ricostituiscono il magazzino con le scorte, però poi notizia degli ultimi giorni è che a marzo la produzione industriale è ritornata a diminuire, segno che ci dice che le aziende hanno finito di accumulare materie prime e materie finite all'interno del magazzino e che la loro produzione industriale si è fermata. Questo atteggiamento delle imprese, cioè produco, accumulo e vendo senza una produzione industriale abbastanza lineare, è tipico di una situazione economica abbastanza instabile, sia a livello italiano ma anche mondiale. Infatti, una delle ultime notizie è che Trump ha riaccelerato
accelerato per l'imposizione dei dazi verso la Cina. Quindi alla fine cosa ci dobbiamo portare a casa da queste stime? Che innanzitutto sono delle stime e quindi ancora non siamo totalmente sicuri di quello che è successo all'interno del primo trimestre. Però non c'è molto da gioire, c'è da rimanere relativamente soddisfatti di questa crescita del PIL trimestrale, perché comunque rimaniamo fanalino di coda dell'Eurozona. E andando a ipotizzare cosa sia successo realmente all'interno di questo trimestre, diciamo che le prospettive non sono rose e la crescita economica o il boom, diciamo che continua a essere abbastanza improbabile. Vista la situazione internazionale, tutto il 2019 probabilmente sarà un anno di attesa, quindi andremo a vagare a livello di PIL trimestrale tra lo 0% e il più 0,2% se tutto va bene, ma comunque non ci sarà nessuna crescita economica poderosa come si aspettava il governo a fine 2018. E anche questa stima del PIL trimestrale è in linea con tutte le previsioni che avevano fatto le istituzioni economiche internazionali, che comunque andavano molto a ribasso rispetto alle previsioni fatte nel DEF di dicembre 2018, che poi ad aprile è stato aggiornato e adesso il DEF del governo è in linea anche con tutte le altre previsioni di tutti gli altri istituti economici. E per quanto riguarda le previsioni economiche farò una puntata che a breve arriverà. E quindi niente, spero di aver fatto un minimo di chiarezza su quello che sta accadendo all'interno dell'economia italiana e ci vediamo al prossimo episodio di What's Up Economy. E ricordate, se non vi occupate di economia, l'economia si occuperà di voi. A presto!